Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro punto del lunedì. Un punto negativo questa settimana per Rocca Secca, sconfitto seccamente ieri sul campo del Rocca Priora per 4-1. Ci si aspettava un passo in avanti rispetto alla precedente gara giocata qui a Lino Battista, invece la squadra di mister Pittiglio ieri ha fatto decisamente un passo indietro. Un passo indietro su cui bisogna subito correggere la rotta. Primo tempo equilibrato, senza particolare emozione da una parte dall'altra. In avvio di ripresa Rocca Secca prova a fare la partita, in 5 minuti imbastisce 3 belle occasioni, però sparate sul portiere da Baglione e Rocco, e il mister della squadra di casa corre subito ai correttivi, manda in campo il giovane Daniel Bacchi e, come tocca palla questo ragazzo, va a segno. Da quel momento non c'è capacità di reazione per la squadra allenata da Pittiglio e in 18 minuti subisce le quattro reti del pesante passivo. Magra consolazione il bel gol della bandiera siglato da Buonanno, e c'è qualcosa da recriminare in fase finale: un rigore annullato a Schettino, un gol annullato a Schettino, la mancata concessione del calcio di rigore, ma a quel punto il risultato era acquisito per il Rocca Priora. Quindi ci sarà tanto da lavorare da domani per mister Pittiglio. Per correggere gli errori ci vuole maggiore cinicità in fase offensiva e chiaramente bisogna correggere gli errori in difesa. L'ostacolo di domenica prossima qui al Lino Battista è il Monte San Giovanni Campano, una squadra che ha battuto proprio il Rocca Priora la prima giornata, ieri ha colto un buon pareggio sul campo del Ceccano. Quindi una squadra che già ha 4 punti in classifica. Serve una pronta inversione di tendenza, siamo fiduciosi che i ragazzi ce la metteranno tutta. Domenica prossima avranno il sostegno del meraviglioso pubblico qui a Lino Battista e forza Rocca Secca come sempre, bisogna riscattare questa brutta sconfitta.